vent'anni di prigionia, sarei furioso anch'io. Ma non lascerò che finisca così, Wallias. Anche perché... tu torni a casa. Anche perché lui comunque era cosciente, quindi gliel'hanno detto palesemente. Cioè, è stato imprigionato per 80 anni ed era cosciente, quindi... Non è che dici era incosciente, quindi non si è accorto del tempo che passa. Si è accorto benissimo del tempo che passava. Oh, i famigli. Altri amichetti. Vabbè, questo intanto lo eliminiamo. Sono curioso di sentire la host di Leviathan. Aia. Mi hai attaccato mentre ero di spalle, vero? Bastardo. Infame che non sei altro. Oh, t'ho colpita. Suca. Questo è... D'accordo, d'accordo. Ti avevo già sentito. Oh. E poi chi c'è? Ah no, mi sa... Madonna mia. Non voglio farti del male, Wallias. È lui che vuole fare del male a me. Ecco, vedi, queste sono le stesse mega gocce che abbiamo visto dentro il tempio. Ora basta! Sono quelle stesse mega gocce che abbiamo visto là dentro. Dai, su. Esci fuori, così Ifrit contro Leviathan. Vediamo quanto è grande più che altro Leviathan, perché in confronto a Ifrit tutti gli icon di sto gioco sono enormi. Tipo Ifrit è il più piccolo e tutti quanti sono enormi. Wallias!
Eccolo, guarda quanto è grande. Non è quello che volevo. Spero che tu possa perdonarmi. Vieni a me, Ifrit. Ah. Ah, hanno messo la host classica. Quindi non ha un host Leviathan? Non ci credo che non ce l'ha un host. Ecco la differenza, guarda quanto... guarda quanto è grande Leviathan rispetto a Ifrit. Vedi, scontro cinematico. Bellissima questa host. Sfogati su di me. Provviso. Devo capire praticamente quando si avvicina e quando no. Con una profondità che sinceramente... Questo non ho capito come dovrei evitarlo. Ok, questo con lo zolfo lo posso evitare. Di qua sono partito tardi. Dai però. Questa era giusta la schivata. Beh, sì, no. Questo si può evitare così. Ok. Perfetto. Questo si può evitare. Ma mi ha colpito lo stesso? Ok, questo l'abbiamo evitato. Ok, bene o male il moveset... Bene o male il moveset ce l'abbiamo adesso. Se non ci sono altre mosse che ancora devo vedere.
Ecco, gran caduta, questo è un problema. Ok. 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 Peccato che ho pochissima vita ora. Stanno uscendo fuori in superficie. Che cos'è? Cambio host. La verna prima della tempesta. Bellissimo. Io però sono morto, però va bene. Così ricominciamo da qua almeno. Ah, ora mi posso muovere però. Ok, però almeno abbiamo tutta la vita. Sei. Ah, minchia, questa la devi evitare. Risacca, ok, risacca si deve schivare comunque. No, mi dispiace, amico mio. Oh oh. Minchia, meno male. Sì, così, questo qua mi sa che è l'host di Leviathan. Tun 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 tun. Ah no, minchia, questa è vaffanculo. Non ho letto l'attacco. Mea culpa. Ora fa l'attacco. Minchia, mi ha preso. Ok. Falla, la schiviamo. E risacca che non devo... Questo l'attacco dritto. Ok. Minchia. Oddio, falla. Non me l'aspettavo quell'attacco.
cazzo fai? Ecco, risacca. Perfetto. E questo lo schiviamo. Questo lo schiviamo pure. Anche questo. Il fatto è che se io faccio già l'animazione dell'attacco, mi viene più difficile schivare. Quindi devo fare attenzione. Salsedine, va bene, questa la possiamo semplicemente evitare. No, falla, merda. Ok. Dove sei, stronzo? Dai che tra poco sei breccato. Ok. Olè. Ok. Incazzato, ho un mostro. Ma porca troia. Io volevo andare incontro per schivarla più in fretta. E invece... Minchia, se me la devo fare tutta con sti HP mi sa che siamo fottuti. A questo punto mi curo. Vai, vieni. Ok. Bello. Va bene, se il moveset è sempre lo stesso, siamo a posto. Eh no, terza fase mi sa. Sei stanco, Leviatano? Basta! No. Non sono qui per giocare. Non si riempie prima. Ho detto basta. Facciamo la finita.
vediamo se ci arriviamo così. Oh, Madonna mia. Minchia, allucinante. Proprio al pelo ci arrivi. Se lo fa di nuovo sono fottuto. Che cazzo? No, non interessa, non rischio. Vabbè. Ha cambiato anche sopra. Attacco turbine, turbine quello che è un po' infame. Notte, notte, notte. No, che cazzo di HP ha? Questo attacco proprio non mi entra in testa.
tipo pieno di sorprese, eh? Mi sa un bel po'. Minchia, ma poi non posso uscire da quel... Cioè, non posso uscire da quel vortice, è ancora allucinante. Madonna. Dai, che sei quasi a terra. Allora, ma non gli levo un cazzo. A 600 milioni di HP. Tromba d'acqua di nuovo. Come lo devo fermare? Fiamme infernali. Adesso devi tornare a dormire. Citazione al Final Fantasy 8, questa con Ifrit che dà il pugno. Alleluia. Diecimila esperienze. GG. La manifestazione del potere dell'Eikon Leviatano. Questo frammento di cristallo è umido al tatto ed emette un leggero ronzio, si è avvicinato all'orecchio. Che palle. Ma più che altro soltanto quella fase... Cioè, quella fase dove praticamente gli devi spaccare la barriera è stata veramente fastidiosa. Quella è stata veramente fastidiosa. E beh, ora sicuramente le armi di Leviathan le craftiamo. Si craftano le armi di Leviathan. Ma bisogna vedere se è finito qua il DLC. Secondo me è ancora un po' dura.
Cioè, tutto sto casino l'ha causato un neonato, eh? Cioè. Hai fatto una bella scenata. Clive, lui dov'è? Wallace. Adesso. Ma l'hai visto qualche momento fa? Clive, io. Non so come ringraziarti. Tranquilla. Però. Troviamogli una coperta asciutta. Non vorrai che il mostriciattolo si ammali. Tutto bene, quel che finisce bene? Ecco, finalmente dorme. Poverino, ha avuto una giornata lunga. Allora siamo in due. E ora? Cosa succederà? Ora. Ora sistemiamo le cose. Come? Dando a Walias ciò che gli è stato negato. Un posto per imparare e crescere. Una famiglia che lo ami e lo protegga. Così che un giorno, quando le ferite nel cuore e nella mente si saranno rimarginate, potrà decidere da solo come intende vivere il resto della sua vita. Ma fino ad allora, gli starò vicino, comunque vada. Allora è fortunato. E non solo perché sarà addestrato dalla miglior guerriera di questo lato della fascia. Farà del proprio meglio. Beh, oddio. Shula, la bestia che minacciava il villaggio è stata domata. L'impero che minacciava la tua gente è crollato. Non è ora di annullare l'illusione dei vostri avi e riprendere il posto che vi spetta nei gemelli? Forse sì. D'altronde non abbiamo i cristalli per mantenere il muro ancora a lungo. Ma siamo davvero al sicuro. Il mondo è pronto ad accettarci per chi siamo e per il nostro credo. Tranquilla. Se ricordo bene, tanto tra un po'. Tu e la tua gente avete comunque scelto di rimanere nascosti, no? Dopo che si distrugge la origine. Sì. Beh, la tua gente sarà sempre la benvenuta al riparo, in ogni caso. E anche la tua nel rifugio. Ora siamo alleati. Se doveste aver bisogno di qualcosa, rifornimenti, cibo, equipaggiamento, non esitare a chiedere. È un'offerta generosa. Ma ce la caveremo, come abbiamo sempre fatto. E poi, se volete salvare il mondo, credo che avrete bisogno di tutto quello che avete a disposizione.
che sia rimasto poco da salvare. Possiamo solo sperare di farlo diventare un mondo in cui tutte le vite abbiano lo stesso valore. Un nobile intento. E in questo mondo ci sarà un posto per noi, vero? Per Walias. Per tutti. Lo giuro. Allora attenderemo che le onde vi riportino su questa costa. Ah, ok, quindi è finito veramente qua il DLC. Pensavo durasse un po' di più effettivamente. Insegne del riparo. Ok, questo è l'oggetto, quello che vi ho detto, lo collezionabile. E moneta d'argento. E quindi ora praticamente niente. O ci saranno delle side quest. Pensate che se la caverà. Walias, solo il tempo ce lo dirà. Ma di sicuro ci sono posti peggiori in cui trascorrere l'adolescenza. I semi dell'acqua sono brave persone e si prenderanno cura di lui. Alla verga ho sentito la voce di Ultima. Ha definito Leviatano il suo frammento profanato. Vuole che io redima i peccati che lo avevano lordato. Dici davvero? I peccati degli avi di Walias sono gravi. Costringerlo a manifestarsi quando era solo un neonato. E congelarlo nel tempo, affinché non sapesse mai cosa significa vivere. Tuttavia dubito che siano questi i crimini a cui si riferisce Ultima. Bensì il fatto che il potere dell'Eikon sia stato utilizzato per scopi diversi dai suoi. Per lui è questa la vera ingiustizia. Per questo Ultima ci ha nascosto l'esistenza di Leviatano. Temeva che questo frammento corrotto potesse danneggiare il suo ricettacolo. Forse, o forse non riteneva Leviatano necessario per i suoi piani. Avrà concluso che il suo ricettacolo potesse servire ai suoi scopi anche senza i suoi pieni poteri. Il suo scopo. Non c'è scampo, quindi. Anche qui, celati a Misidia, la benedizione dei cristalli si è dimostrata soltanto una prigione. Una prigione in cui Walias è nato. Una in cui non esiste libertà. Se il mondo non cambia, se noi non lo cambiamo, finirà per subire lo stesso destino di tutti i dominanti prima di lui. Allora dobbiamo cambiarlo. Non c'è dubbio. E lo faremo. Ecco, un invito. La pietra riete emana una luce sinistra che sembra invitare Clive a entrare. Quali nuove sfide lo attendono nell'arena virtuale di Ultima? Ah, va bene, ok. E infatti, vedi, ci sono altre side quest a disposizione. Va bene. What? E questa cos'è? Mythos. Hai sondato l'abisso stesso, ma hai ancora fame? Noi siamo colpiti. Stiamo scherzando. Oh no, non di nuovo. (Susurra)
What? Questo potere è nostro e ora ti appartiene. Consideralo un dono da noi a te. Da noi a te. Ah, questo si era visto nel trailer effettivamente. Credi ancora che io sarò il tuo ricettacolo? È una nuova trascendenza questo, mi sa. Prenderò questo tuo dono, Ultima. Però non ti aspettare di riaverlo. Potere di Ultima. Clive ha ottenuto una parte dell'essenza di Ultima. Sintonizzarsi con Ultima non solo annulla l'aspetto elementale degli incantesimi di Clive, ma permette anche di accedere a diverse nuove abilità divine come voci di Dio. Un temibile attacco che invoca dai cieli un raggio di luce concentrata che incenerisce la terra stessa. I dettagli sull'abilità si trovano nella sezione abilità del menu principale. Talento di Ultima. Il talento di Ultima, ascensione, permette a Clive di levitare per mezz'aria, a mezz'aria, trasformando il suo attacco R1 normale in una spazzata in grado di colpire più nemici per volta. Inoltre, potenzia l'attacco a distanza normale, trasformandolo in un salva, in una salva di 5 frecce sacre. Infine, premi X per innalzarti ulteriormente a mezz'aria, raggiungendo più facilmente i nemici volanti. Che cazzo? Ma che cazzo? Posso anche schivare? Ah, sbagliato. Cioè, l'attacco così da distanza è incredibile. Che Deus Ex. Interessante questa cosa. Tu che ti opponi sempre ai nostri doni, non sembri esitare a utilizzarli prontamente. Forse ti occorre più tempo per riflettere. Ma la posso utilizzare anche in gioco o solo qui nell'arena?
Portale di Kairos sbloccato. Il portale di Kairos era accessibile alla pietra ariete del rifugio. Il portale di Kairos è una modalità che vedrà Clive inoltrarsi nei circoli degli inferi per affrontare ondata dopo ondata nemici al tempo stesso familiari e feroci. Vengono applicate restrizioni sul livello, equipaggiamenti e oggetti consumabili. Ah, vabbè, è tipo una sorta di... Ho capito. Oppure da qualche ricercato o qualcosa. Clive, ti scrivo dalla sala dei Witan, seduta sotto l'arazzo le cui immagini hanno infestato i miei sogni per anni. All'esterno l'aria risuona della voce rilassante di Manda, ormai pavata delle sue imprecazioni e del sussurro del vento che smuove le benedizioni degli avi. In breve tutto è come era prima che voi arrivaste qui. C'è solo una differenza, il fagottino gorgoglia felice accanto a me. Una piccola differenza che ha cambiato tutto. Quando i miei antenati commisero il più grave dei peccati, non fu soltanto Walias a restare congelato nel tempo. Per 80 anni, noi semi dell'acqua siamo rimasti legati all'incantesimo lanciato quel giorno, incapaci di riparare ai loro torti e di voltare pagina. Ma ora, come Walias, siamo stati liberati. Possiamo tornare a vivere nelle nostre condizioni, dove ogni vita è uguale ed equamente preziosa. Ci hai fatto questo dono e sono convinto che lo farei anche al mondo intero. Credi in te stesso come noi crediamo in te. Shula. Ok. Ok, ok. Va bene. Quindi recuperare lo posso magari mettere dopo. Dovrei vedere. L'ultima cosa che ci resta da fare, effettivamente, ecco, è andare a vedere. Ecco. Allora, questo invece cos'è? Voci di Dio. Ah, ecco, vedi, voci di Dio. Invoca dai cieli un raggio di puro etere che incenerisce il terreno. Ah, ma sono io che mi trasformo nel coso. Questo in realtà non mi piace tanto. Questo non è male. Questo invece è la... morte definitiva. Attira i nemici più piccoli per poi travolgerli con una singola esplosione di forza magica. Può essere usata a mezz'aria. Madonna mia. Padroneggia, non la posso padroneggiare. Dovrei resettare tutte le abilità. Anche se in realtà questa qua la posso potenziare, quindi... Però dovrei padroneggiare effettivamente ultima, in modo tale da poterla utilizzare anche con altre abilità. Però vabbè, i punti abilità li posso fare, non è quello il problema. Devo vedere più che altro poi come buildarmelo qua, perché ovviamente lo voglio utilizzare troppo. Troppo comodo. Va bene. Niente, vabbè, questo DLC mi sa che lo porto su YouTube. Effettivamente dovrei portare anche l'altro.